800 g di farina tipo 1, 300 g di acqua, 36 g di lievito di birra fresco, 200 ml di latte, 30 g di burro, 2 cucchiai di zucchero, 1 cucchiaio di spirulina, 100 g di pancetta vergazzata, sale. Lidia, per cortesia, pesami 800 g di farina tipo 1 questa, perché serve il tipo 1 per fare questo pane. Poi man mano io ti racconterò tutta la storia di questo pane meraviglioso. Che si chiama il pane della mezz'ora, perché ci vuole mezz'ora per farlo. Tu sai che va molto di moda adesso il pane in America. Anche qui in Italia lo fanno tutti il pane, tesoro. Ecco, allora. Sì, sì. Allora. 800, tesoro, grazie. Tu sai quanta farina consumo io ogni settimana? Perlomeno 10 kg. E cosa fai? Cosa faccio? Faccio il pane, faccio... Lo sai, a Natale ho fatto 14 pan brioche. Ma dai. Perché io cosa E poi regalo? Cosa vai? No, cosa regalo a Natale ai miei amici? Mica gli faccio regalo. Gli regalo il pan brioche. Bravo, bravo. Metti un bel fiocco. Esatto. Tanto il pan brioche dura. Faccio pan brioche, faccio pizza. Lidia, tesoro, adesso mi fai intiepidire questo latte? Sì. Appena appena, che poi ci metterò lievito di birra, che questi sono 36 grammi di lievito di birra. Ok. Ecco qua. Lo sai, questo pane me l'hanno insegnato queste sorelle simili, che forse tu l'avrai sentite. Sì, sì, sono ho sentito. Bologna? Avevano una panetteria a Bologna, poi a un certo punto, negli anni 90, hanno cominciato a andare in giro per l'Italia a insegnare a fare il pane. Guarda, ed erano fantastiche, fantastiche veramente. Questo pane, loro raccontavano che era un pane che facevano le donne americane quando nel tempo che andavano nel West per trovare le terre, no? Sì, sì. E allora, quando la carovana si fermava, loro mettevano subito a fare questo pane veloce e in mezz'ora lo facevano. Sì, e sai, lo facevano fuori perché non c'era il forno. Certo. Penso che il latte sia pronto, tesoro, così ci metto dentro gli altri. Temperatura di corpo? Di corpo, sì. Sì, 37 gradi il nostro corpo della temperatura. Sì, sì, ma è importante, sai, perché io il pane sempre lo considero con lievito una roba viva. E dunque temperatura molto importante. Molto, perché. E poi ricordiamoci sempre una cosa: il sale non va mai messo a contatto con il lievito, si mette sempre alla fine. Sempre, sì. Perché altrimenti il lievito non sviluppa tutti gli enzimi che ha. Tanti mettono un goccino di zucchero, cosa ne pensi? Lo zucchero lo metto anch'io perché serve proprio per dare colore e rafforzare il lievito, hai ragione, perfettamente. Sì, sì, perché il lievito che insomma diventa vivo e inizia a reagire. Adesso unisco tutta la mia farina. Mm-hmm. Poi comincia a lavorare e loro lo facevano nella forma di pane in cassetta, perché in America voi usate molto pane in cassetta, vero? Sì, si usa molto, perché lì quei sandwich, i famosi sandwich. Esatto. Ma adesso guarda che in America veramente si sono messi a cucinare, perché il pane, cosa significa il pane in una casa? Significa che l'odore del pane, che è una casa che ti nutre, che stai bene. Sì. Devo mettere il burro dentro, io mi sono già lavata le mani prima di iniziare. Ma guarda, dobbiamo dirglielo a loro, che le mani sono le mie migliori... Sono le forchette di Dio, io dico sempre. E allora... Lidia, mi prendi il sale, per favore? Perché il sale lo mettiamo sempre alla fine. Va bene. Ecco, sì, ce ne vuole un po'. Anche se è un pane piuttosto sciocco di sapore, passa così. Ok. Adesso invece dobbiamo mettere l'ingrediente particolare. Di sorpresa! Esatto! Me la prendi? No, te la passo io. Questa è la spirulina. Ah. Lo sai che questa me l'hanno fatta conoscere i miei nipoti, perché i miei nipoti adesso, che vanno tutti in palestra, mi dicono, nonna, faccio il pane con la spirulina, che fa benissimo, perché lo sai, è ricca di sali minerali, eh? Voi la conoscete in America? Assolutamente. La mettono alla mattina quando fanno il shake, ma dappertutto, nella pasta, tutto, in assoluto. Me ne metti a me un cucchiaino, per quanto favore. Ne vuoi? Quanto ne vuoi? Sì, che io adesso la inserisco. Solo così? Sì, sì, un cucchiaino è sufficiente. Ti basta questo? Sì, 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 vedrai come viene verde il mio pane. Mm-hmm. Ok. Che io poi, una volta adesso impastato, lo lascio lievitare 30 minuti. E poi non farò la forma del pane in cassetta, però noi a Roma abbiamo le fruste. Tu le conosci le fruste? La baguette. Ah sì sì, lo faccio così. Sì, è lì. Ma è cosa interessante anche vedere come è morbido, quasi bagnato questo impasto. Sì, ma infatti lo sai che gli impasti più morbidi lievitano prima, eh? Sì.
Vedete com'è cambiato da prima? Guardate, io adesso devo fare ben inserire bene bene. Questa a casa voi avete la planetaria, lo fate con la planetaria, eh? Io qui lo faccio a mano. Ma ti fa bene un po' di giro. Per quello che sei sempre così giovane, Anna. Sì, di belle speranze. Oh, questo è pronto adesso, deve solo levitare, Perfetto, è venuto, guarda che meraviglia. Adesso questo va a riposare 30 minuti. Poco, neanche no tanto. No. Temperatura ambiente. Sì, temperatura ambiente. Ci mettiamo un panno sopra e via. Guarda come è lievitato bene, Lidia. Bella. Adesso io la capovolgo qua e me la divido in tre parti. Riprendi la forma per fare le bacchette, che sì. Poi a casa voi lo potete fare, cuocerlo come volete, eh? Tutto pronto così, sì, anche sì. Con la carta, sì, così carta forno, così fanno più tranquilla. Ok. Dimmi se ti serve farina o no, se no, non mi serve farina, pare che sia... Guarda, è lievitato benissimo, per cui non serve proprio. Adesso io faccio la forma. A casa le faccio molto spesso io le bacchette, Sì. Questa ricetta è facile. Molto facile. Poi uno ci può mettere dentro i semi, ci può mettere dentro qualsiasi cosa. Oggi ho usato la spirulina perché ti dico, ultimamente lo sto facendo sempre. E i nipoti, guarda, quando i nipoti chiedono. È facilissimo e ti dico che per anni io a casa l'ho fatto non so quante volte. Questa adesso deve ancora lievitare un attimo e poi ti ho detto lo infornerò. È forno caldo, mi raccomando, forno caldo, 200 gradi per 10 minuti. Poi abbassiamo a 190 per 20 minuti. È importantissima la cottura, eh? E con questa pancetta cosa facciamo? Cosa facciamo? Tu adesso me la salderai in padella. Questa, figurati, che è una pancetta vergazzata toscana, adatta proprio per quello che ci faremo. Benissimo. E cos'è vergazzata? Vergazzata praticamente che c'è il grasso magro, vedi? Loro lo arrotolano quando è matura, come questa che è matura, viene di questo colore. Ma c'è anche delle spezie dentro, no? Beh, sempre sale e pepe. Io sì. Ho la padella già calda. Vado a infornare il mio pane. Intanto vediamo cosa abbiamo fatto fino adesso. Ho iniziato preparando l'impasto, mescolando la farina di tipo 1 con l'acqua, il lievito sciolto nel latte tiepido, ho aggiunto lo zucchero e il burro. Poi ho unito anche il sale e un cucchiaio di spirulina in polvere. Ho ottenuto un impasto omogeneo e l'ho fatto lievitare mezz'ora. L'ho diviso in tre parti e messo su uno stampo da baguette e l'ho cotto in forno per 10 minuti a 200 gradi e poi ancora a 190 gradi per 20 minuti. Intanto Lidia ha messo in padella la pancetta vergazzata per renderla croccante.